Oh, ma buongiorno ragazzi! Buongiorno ragazzi! Oh, grazie, grazie! Mamma mia, che accoglienza! Ma ragazzi, bravissimi! Ti spiazzo in due, per cortesia, ti dico sempre di chiudere la finestra, perché sennò i follower qui. Grazie, grazie! Dai, chiudi la finestra per cortesia. Ok, grazie. Ebbene, ragazzi, ragazzoli, vi voglio bene. Grazie per questa calorosa accoglienza. Ecco, dunque, come al solito sono in ritardo con il discorso di Putin. È vero, ma ho avuto, diciamo, degli impegni, come sapete. Però stiamo lavorando e vi voglio dare una notizia. Dunque, molte persone mi chiedono appunto di venire lì, di aiutarli a trovare magari un appartamento o comunque un alloggio, ecco, per appunto venire un mesetto, insomma, intanto a visitare la città. E non voglio dire per turismo, perché se no in Italia non si può andare per turismo, anche se i visti per turismo sono aperti e li consegnano da parte della Russia. Anzi, vi dico che sta arrivando un iscritto che sta facendo il visto grazie al bravissimo Marco Ragozzi, che lo potrete trovare nel gruppo, aspetta, perché ne ha due o tre, nel gruppo Visti per la Russia anche, oppure Visit Pietroburgo, il nostro caro Marco Ragozzi, che vi farà il visto con una buona, diciamo, ad un prezzo, insomma, buonissimo, buonissimo. Provare per credere, ecco, e quindi con lui non ci sono problemi. Allora sta arrivando uno di voi ed assieme a lui stavamo cercando, lui in internet ed io lì a Sochi, in loco, vari appartamenti. Io spero di riuscire a contattarlo, perché poi lui ha trovato anche appartamenti più, diciamo, a livello anche più basso, però dopo vi spiego, per chi si vuole accontentare, per chi vuole spendere poco. Allora, noi intanto abbiamo trovato un buon appartamento pulito, una bella zona, e l'appartamento appunto è di suo gradimento, dell'amico. Va bene, è Federico, comunque, è dell'amico Federico, che conosce già la zona, e niente, è appena ritornato in Italia e niente, è tempo di fare il visto un mesetto, e quindi se ne sta ritornando a Sochi, e prossimamente lo vedremo stabile a Sochi. Ecco, Federico è il primo iscritto di voi che verrà, anche grazie al mio canale, appunto, a trasferirsi in Russia, quindi a Sochi. Ecco, allora, attraverso mie conoscenze, abbiamo trovato un appartamento, ok, a 200 praticamente col cambio attuale, perché il rublo si è alzato purtroppo in questo periodo. Va bene, comunque il cambio attuale è 238 euro al mese. Comprende, è un bilocale, ok, cucina, entrata, cucinino, e poi c'è un'altra stanza, e niente, col
con il letto, ok? Adesso non chiedetemi i metri quadri, non abbiamo neanche chiesto. Comunque lui lo conosceva, un appartamento simile, perché appunto è già stato lì, e per lui è sufficiente, ok? È sufficiente anche per due persone, insomma, letto matrimoniale, climatizzatore, wifi, lavatrice, insomma, possibilità di farsi da mangiare. E dopo cosa c'è? Ah sì, riscaldamento a pavimento. Basta, insomma. Ah, ok, comunque, quello è il prezzo, quindi se già mi chiedete dei prezzi, già vi do un prezzo di un buon appartamento, comunque, che non sfigura, un appartamento appunto pulito, che poi viene disinfettato. Poi ci sono altri appartamenti che si possono trovare anche a 100, mi diceva anche lui in internet, che cercava, anch'io ho cercato in internet, ma io non vado né a proporre né a vedere in internet, perché io già so già dove andare, e quindi se propongo, cioè propongo nel senso, io non propongo niente perché non ci guadagno niente, però alcuni amici che mi dicono mi trovi un appartamento, è ovvio che non gli vado a proporre un appartamento, cioè e cercare un appartamento dove so che poi magari mi dice: eh sì, ma il bagno è sporco, la qualità dei sanitari non è buona, sono vecchi, magari senza climatizzatore, magari senza come si chiama, l'allarme del monossido di carbonio, insomma, una serie di cose che. È vero, si può anche risparmiare, però insomma, cioè, voglio dire, dai, ragazzi, abbiamo appartamenti a 230 euro senza andare proprio a vivere nelle tra virgolette, catapecchie. Ecco, tutto qua. Niente, Federico ormai lì è di casa, quindi ci conosce, ha bisogno di qualcosa, sa che noi l'aiutiamo, anche perché con Federico stiamo ampliando un po' il canale, quindi vi offriremo insieme a Federico, insieme al lavoro di Federico, diciamo, supporto di vario livello, ecco. Prossimamente andremo appunto con i costruttori anche, e le agenzie che propongono appartamenti, andremo a firmare e poi portarveli in rete, così per ampliare un po', diciamo, qualitativamente il canale, che già con l'aiuto di Federico, appunto, promette bene. Dunque, bene, io vi ringrazio, e mi metto a lavorare, dai, con il discorso di Putin, discorso che ho visto molto positivo. Discorso che quindi mi ha, come dire, mi ha elevato, ecco, il morale, ok, però il discorso è che il morale se n'è andato giù, perché ragazzi, qui con il discorso di sentire del super, vabbè, dai. Mamma mia, io non ne posso più sentire le regole che purtroppo bisogna assorbirsi in Italia, anche perché per chi deve venire dalla Russia, magari per un documento, cioè, ragazzi, questo super. Allora, se ti fai va bene, la puntura lì non vale in Europa, se sei in Italia ogni 5 mesi, ma cioè, pazzesco. Io sinceramente non ne posso più di sentire
Tutte le notizie in Italia e anche di dire cavolo, devo andare un mese, 2 mesi perché devo andarmi a prendere 2 o 3 valigie, ho gli ultimi vestiti da andare a prendere, a portare, o devo farmi, non lo so, un rinnovo della patente perché, ok, perché poi non me ne fa. No, perché voglio che oltretutto la mia sia di 5 anni, quindi cioè voglio dire, la pecca e la bellezza è che mi farò quella rossa. Non ho intenzione di venire più in Italia per nessun documento, per niente al mondo, ragazzi, venite lì, cioè, ho intenzione di farmi seppellire lì a Sochi, quindi cioè basta, perché cioè, non c'è, io non voglio usare termini che poi lì l'algoritmo di YouTube poi mi chiude, mi blocca il video, ok, solo che perché ho parlato e parlavo di due, tre, e ho detto due, tre parole in voga, oltretutto c'era anche lo zar di mezzo, praticamente che cioè un discorso che aveva fatto lui, e quindi insomma non lo so perché l'hanno bleccato, forse perché lo zar ha sempre ragione, ecco. Adesso bloccatemelo sto video qua e vi faccio una mazza tanto. Bene ragazzi, io non vedo l'ora che arriva quest'estate, perché se per quest'estate, cioè voglio dire, a me, spero che poi diventerò, cioè, l'Italia non riuscirà neanche a pronunciare il mio nome perché comunque. Ok. Perché proprio appunto manco sì, proprio, cioè voglio dire, non devo risultare più con niente perché è una cosa impossibile, è diventata una cosa impossibile. Io capisco, a parte sì, la bellezza, e quindi capisco perché la bellezza un po' della Russia, di Sochi, e la maggior parte di voi che mi seguite non siete diciamo scappati di casa o comunque volete scappare di casa, ma siete persone che seguono già da molto tempo un po' la storia russa, gli usi e costumi, quindi conoscono già la Russia, qualcuno conosce anche già Sochi ancora dal tempo come si chiama? Delle Olimpiadi invernali, e quindi cioè nessuno tra noi è scappato di casa, nel senso che dice sì, ce ne sono qualcuno però ha ragione adesso, cioè posso dire ha ragione di appunto scappare di casa. Ecco, io non sono uno scappato di casa, molti di voi non siete uno scappato di casa, ce ne sono alcuni che cominciano a scappare di casa ed avete ragione. Contattatemi, come ormai sapete, come trovate in descrizione oppure un commento del video, contattatemi attraverso un italiano a Sochi, c'è scritto Sochi e si legge Sochi, faccio sempre confusione Instagram, Telegram, su Telegram, ok, contattatemi, fatemi le domande sotto i video che così ho l'occasione di rispondervi. E quindi altre persone leggeranno il commento. Quindi avete l'idea, vi piacerebbe, pensate,
Contattateci, dico contattateci perché appunto c'è anche Federico che sta lavorando e porterà nuovi contenuti. Comunque nel futuro prossimo saremo anche con Federico, quindi se non ci sono io che veniamo anche a prendere l'aeroporto, vi sosteniamo e vi aiutiamo per quello che avrete di bisogno. Quindi vi accompagneremo, poi ci si trova fuori, magari si fa un giro, andiamo a vedere lì. Pago io una birra, no, tipo ti offro io il kvass o la birra, cioè voglio dire, è così, dai, e facciamo e creeremo, come diceva l'amico Federico, con il tempo, in modo da costruire una bella comunità di italiani a Sochi. Però italiani però che si integrano nella società, ok? Italiani che non perderanno la loro identità, ma diventeranno, se possibile, per chi vuole anche, cioè proprio russi, ok? Ecco, quindi italiani con la loro identità di italiani, ma ben integrati. Comunque in Russia, e questo è lo scopo. E questo è lo scopo di unire appunto la cultura italiana assieme a quella russa e vivere in una società come fratelli, ecco, diciamo. Fratelli. Bene, ragazzi, e quindi bando alle ciance, grazie. Dell'accoglienza, delle urla, di chi si è strappato i capelli, chi si è strappato il reggiseno, chi, voglio dire, chi si è lanciato, grazie, appena appunto mi avete visto. Ragazzi, io sono contento perché ho sentito il discorso di Putin ancora l'altro giorno e quindi sì, beh, ieri ho avuto appunto, leggevo un po' un attimino dall'Italia perché un po' di queste cose mi ha abbassato proprio, però ragazzi, è così, dai. Ma gli ostacoli ci sono e vanno superati e non c'è nessun problema, non c'è nessun ostacolo. Ricordatevi che non c'è nessun ostacolo. Ci sono molti di voi che mi mandano, addirittura mi hanno mandato, sai, Alberto, ho letto, guarda, ti mando l'articolo, ho letto che dicono che Putin ha istituito il... cos'è che ha detto? No, la pena di morte. La corte marziale. Pazzesco, ragazzi. Cioè, ragazzi, in giro girano un sacco di fake news. Allora, io gli ho preso quell'articolo là, siccome sono abituato da anni, e siccome vi capisco perché anch'io, ok, all'inizio quando c'era, e io sono fortunato perché sono comunque con mia moglie di là, abbiamo case, abbiamo ok, una figlia lì, e cioè quindi in poche parole siamo di casa, siamo, cioè voglio dire, registrati lì, ok. Cioè il comitato, cioè praticamente no, beh, non qui, ma su una chiappa ha preso il timbro a fuoco e mi ha marchiato e il comitato approva. E quando appunto vado fuori e poi magari faccio saltino in Italia per poi rientrare in Russia, cioè in dogana, gli faccio vedere la chiappa col marchio a fuoco. Il comitato approva, cioè è praticamente il mio passaggio. Qua c'è il tavolo, ma questo viene buttato via. Scusate che fa miau miau miau. Dunque, ragazzi, sì, sono gasato per il discorso di Putin che adesso comunque che vi diciamo tradurrò, vi leggerò. E niente, anche se proprio ieri appunto leggevo per dei viaggi un attimino Italia-Russia, anche perché c'è appunto delle persone che stanno venendo
che hanno fatto anche richiesto attraverso i visti di Marco Ragozzi. Mi raccomando, salutatemi. Ok, Marco Ragozzi, il canale. Quando lo contattate, e quindi lui vi deluciderà se è possibile o non possibile, vi darà tutte le indicazioni per poter rispondere anche casomai in Italia, dovessero dire: eh no, ma lo sa che lei non può andare in Russia per turismo? Sì, io ho un visto turistico, ma il visto turistico vado in Russia perché mi hanno chiamato per... ok. Quindi non vado da turista, ma vado, ecco, tutto qua. È un qui pro quo burocratico, in poche parole, che Marco poi vi saprà spiegare bene, quindi non c'è nessun problema. Difatti stiamo aspettando Federico, che ormai sta per arrivare Sochi. E quindi niente, e quindi ci darà, si occuperà di del settore, diciamo, siccome c'è anche ci sono persone, ok, che mi hanno chiesto, ormai io parlo anche ci hanno, perché Federico mi sta proprio veramente, ormai si è inserito con me, e quindi abbiamo dei progetti, e abbiamo appunto si è inserito assieme a me col canale, a collaborare col canale, e quindi un italiano soci, dovrei cambiarlo, due italiano oppure italiani e soci, ma ormai lo lasciamo così. In modo che anche chi di voi intervisterò un domani a Sochi, facendo una bella community, vabbè, un italiano Sochi, perché intervisterò un italiano Sochi anche. Quindi lasciamo il titolo così, e niente. Federico si interesserà anche di un attimino di business, e quindi con tutte le informazioni del caso, daremo informazioni appunto attraverso persone che già ho conoscenza di prezzi di case, avremo modo di proporre case, sia da parte del costruttore sia che conosciamo, ok? E quindi sia da parte di un'agenzia, ok, sempre che conosciamo, e quindi si può andare sul sicuro, gente seria, affidabile, che non scherza, perché altrimenti Putin, ok. E quindi potremo dare informazioni di prezzi e di tante altre cose. Vi do già un'informazione, cioè i prezzi stanno crescendo. Ok, i prezzi stanno crescendo, ecco, quindi io credo che, dunque, appartamenti che sono stati acquistati, diciamo, dal grezzo, quindi finiti comunque in prima costruzione, 3 anni fa, hanno già... Cioè, si può anche vendere e guadagnare, insomma, una bella cifra, ecco. E vi dico che c'è persone che conosco che hanno fatto così, ok? Niente. E quindi cosa stavo dicendo? Che assieme con Federico, appunto, il canale Un Italiano Soci, si amplierà informandovi anche su prezzi di case, e quindi anche per quanto riguarda, siccome c'è sta un paio di iscritti ancora,
cioè no, ancora scusatemi, un paio di iscritti che mi hanno contattato per i visti di studio della lingua e poi in modo, insomma, passato un anno, ok, di studio, fare in modo di trovare una sistemazione o un lavoro, insomma, di stabilirsi, cioè praticamente all'inizio entrano, vogliono entrare con un visto di studio e poi praticamente niente, riuscire a stabilirsi lì a Sochi. Perché Sochi? Perché a Mosca sì, è vero, ci sono tante più possibilità, magari richieste per certi di lavoro. Però, cioè, ragazzi, andate voi a meno 30, meno 40, cioè, voglio dire, d'inverno gradi, c'è già la neve da più di un mese, cioè, voglio dire, cos'era, fine ottobre, non mi ricordo, insomma, cioè, prima nevicata, non lo so. Noi siamo qui, cioè, no, novembre, forse, noi sì, noi siamo noi, festeggiamo i morti che ancora, forse andiamo, cioè voglio dire, a fare una. In Italia si va a fare una visita ai propri cari, defunti, e cioè loro sono già con la neve, cioè, voglio dire. Noi magari andiamo forse con un giubbottino, sì, un giubbottino, ma non pesante, insomma, cioè, voglio dire. E quindi andatevene voi a Mosca. No, effettivamente, ragazzi, io, cioè, io sono socio, voglio dire, la primavera, oltretutto, rispetto al Nord Italia, viene a Sochi viene un mese prima, ragazzi, e l'autunno più di un mese anche dopo, cioè, voglio dire. E quindi ecco perché, cioè, voglio dire, cioè, se mia moglie mi diceva andiamo a Mosca, no, cioè, voglio dire, anche perché lei non ci vuole andare, la conosce, c'è stata da piccola, ma cioè, io vorrei andarla a vedere d'inverno, ma si tratta di toccata e fuga, in quelle zone a meno 30, a meno 40, ok? Dove c'è il mio amico Ivan, che saluto, un abbraccio Ivan, che appunto è andato lì adesso in questo tempo. Cos'era Ivan? Meno 40, e mi ha fatto vedere che ha fatto una ripresa, e insomma con tre giubbotti, con tre paia di pantaloni, cioè proprio c'aveva, cioè, lui non c'ha i baffi, però aveva. E gli ho detto, come fai a camminare con il viso fuori? Cioè, voglio dire, ah sì, ho le narici fredde, ghiacciate, però va bene. Pazzesco, ragazzi. Poi mi diceva appunto, io lo so, ma a me piacerebbe di andare lì a vedere per provare, cioè, l'emozione, o l'effetto che fa, ok? Per provare di nascosto l'effetto che fa. Però, ragazzi, è così, cioè, al di fuori, lontano dal sud e quindi tutta la del sud della Russia, e quindi tutta la costa del Mar Nero, cioè, ragazzi, là si comincia ad andare su a, ok, meno 15, meno 20, cioè su per le montagne, ok, sulla costa può fare la giornatina di freddo a, che ne so, normalmente non scende meno 12, ma cioè voglio dire, tipo, insomma, fare un attimino una spruzzatina di neve che viene, ma cioè alla sera è già tutto via, insomma, non è la sera, è già il giorno dopo. Fa una sbiancata perché viene portata dalle montagne, ok, dove si sono svolte le Olimpiadi, e quindi è 60 km, mi sembra, dal centro di Sochi, più o meno, sì. 60, 80, 60. Ma lì è a 2000 metri di altezza, e quindi, cioè, voglio dire, il vento gli dà una soffiata, facciamogli vedere
un po' di bianco Natale che fa sempre bene con tutte queste luminarie. Quindi non preoccupatevi quando vedete poi tra l'altro qualche articolo in negativo per quanto riguarda la Russia, andate a quel titolo di quell'articolo o comunque il contenuto, ok, il succo del contenuto, andate a vedere su bufale.net o altre cose e vedrete che insomma, ecco. Poi, e quindi non preoccupatevi, state tranquilli. Anzi, sì, appunto. E niente, tanti mi chiedete, ma non è che viene obbligatorio anche lì, io devo trovare quell'articolo, appunto ogni 6 mesi no, lì non c'è niente di obbligatorio, anzi lo zar, io lo chiamo lo zar come tanti altri, perché non voglio qui su YouTube gli algoritmi, magari se si sente... vabbè. Il nome dopo magari alzano troppo le orecchie. Ok, e quindi cosa stavo dicendo prima che mi si chiude il canale? Niente, lo chiudo qua, ragazzi. Quindi non preoccupatevi, non fatevi creare ansia, tutto è possibile, non c'è nessun problema. Anzi, la Russia, per quanto riguarda il futuro, al top. E quindi voglio dire, e quindi insomma, volete venire? Siete decisi? Molto bene. Contattateci che vi diamo tutte le informazioni che avete di bisogno. È un piacere nostro, perché appunto anche come no, supportato, però, come dice Federico, ho avuto la fortuna di venire qui e voglio anch'io comunicare la verità agli amici, ok, che hanno piacere di seguirci sul canale Un Italiano Soci. E quindi niente, scrivete, commentate, se non l'avete ancora fatto. Appunto, iscrivetevi, grazie per gli aumenti che sto guardando, sì, che ho notato degli iscritti. Quindi, se non l'avete fatto, iscrivetevi e azionate la campanella perché prossimamente, ragazzi, ci saranno tanti di quei contenuti e vari da accontentare tutti. Bene. Bene, un abbraccio e niente. Al prossimo video.